Ragazze, bentornate sul canale. Sì, mi vedete in tutta la mia beltade, come vi dico sempre, perché come potrete benissimo immaginare, ci andremo, direte voi, meno male Chiara, a truccare insieme. E lo faremo parlando però di questi pennelli qui, perché ve li avevo fatti vedere qualche giorno fa su Instagram. E ragazze, se non mi seguite, fatelo, perché appunto lì Instagram è un social molto veloce, tramite le stories eccetera ci teniamo in contatto più da vicino, come anche TikTok. Ora TikTok magari più per i TikTok, quindi non forse quotidianamente, però Instagram certo, perché le stories le faccio sempre, quindi ci teniamo in contatto più da vicino. Ed appunto vi avevo fatto vedere qualche giorno fa che mi trovo strabene con questi pennelli qui di Gessup, e alcune di voi mi hanno detto: facci vedere all'opera tutti i vari pennelli, o comunque parlacene, perché ci piacciono anche a noi, eravamo incuriosite, volevamo fare un acquisto. Quindi me lo avete chiesto, ho detto ok, quale buona occasione, anche perché io avevo già pubblicato un video, ma parecchio tempo fa, quando li acquistai, e si parla già forse di un anno, ma anche due anni, non so. Quindi adesso vi so dire meglio come mi sono trovata, perché è tanto tempo che li uso, li ho lavati tantissime volte, quindi vi so dire la resa, diciamo, come si mantengono, per cui direi top, ecco, direi di iniziare soprattutto. Allora ragazze, quindi il mio set nello specifico è da 15 pennelli, io li acquistai sul sito Maki Beauty, non mi ricordo se ha sconto o meno, comunque vi lascio il link giù nell'info box dei pennelli proprio, il link diretto, che se non erro si aggirano adesso sui 18-19 euro per 15 pennelli. Questo appunto nello specifico è il set bambù, perché appunto ha il manico in bambù, e sono setole 100% sintetiche, ok? Cosa dire? È un set, come potete vedere, infatti ve li faccio vedere uno per uno, sono pennelli sia da viso e sia da occhi, è un essential secondo me, nel senso sono i pennelli essenziali, ovviamente non ci sono tutti, soprattutto per il viso, non ci sono per esempio i pennelli da fondotinta, per dirvi, però è un set per me molto 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 utile, perché ha quelli che mi interessano di più. Onestamente, poi hanno un prezzo bassissimo, come vi ho detto, cioè 18 euro per 15 pennelli, devo dire 18-19 euro, ora non mi ricordo, comunque veramente economici. E ragazze, hanno una morbidezza di setole che è qualcosa di incredibile. Io li avevo scoperti tramite di Lichicca, la youtuber che tutte conoscerete, Miriam, e lei ne parlò in un video o su Instagram, non ricordo bene, ne parlò molto bene di questi pennelli, le piacevano tantissimo anche a livello di setole eccetera, quindi io avevo bisogno di alcuni pennelli nuovi perché utilizzavo già quelli di Zoeva, avevo il set di Nabla, ma avevo bisogno insomma di pennelli così in due fibre, insomma, sicché sentendo lei parlarne strabene ho detto faccio l'ordine, anche perché su Maki Beauty c'erano degli sconti e volevo prendere quindi altre cose, perciò inserì anche loro, non mi ricordo se anche loro erano a sconto, però comunque li cumulai anche per avere le spese di spedizione gratuite, perché ci sono oltre un tot di spesa, quindi quale buona occasione. Ve li faccio vedere tutti, ce n'è uno che mi piace un pochino meno, perché ha delle setole, ora vi farò vedere, non molto dense, molto fluffy, e per l'uso che ne faccio io mi sarebbe piaciuto un pochino più a setole dense. Però detto questo, ragazze, ve ne faccio vedere per bene uno per uno, comunque a gruppi, e poi li inizieremo. Allora, parto da quello che non mi piace tantissimo, ma nel senso proprio per, ma non tanto per la morbidezza perché è super morbido, quanto piuttosto, come vi ho detto prima, per il fatto che non ha delle setole molto dense e cioè si, vedete, si piega, e io questa cosa non è che l'ami particolarmente, però lo sfrutto tantissimo per i touch up, come si chiamano i ritocchi, così tutt'al più, però è l'unico che non mi ha convinta moltissimo, ma l'unico, ed è il 106 powder, quindi per diciamo creato per le polveri, ok?
Detto questo, uno che amo tantissimo, tantissimo, mi piace un sacco, è il 101, il Luxe Face Definer, questo qui, che è questo pennello a fiamma, che utilizzo per il contour, che utilizzo anche per i ritocchi della cipria, lo utilizzo anche per il blush volendo, insomma, è un multifunzione, secondo me, mi piace da morire. Poi, altri due pennelli viso che sono loro, anche loro adoro proprio. Uno è il Face Shape, che è proprio al limite da contouring e mi piace tanto, anche lo voglio provare per il contouring in crema. E questo che è invece il Luxe Highlight, il 105, che è appunto per l'highlighting, ma io utilizzo anche volendo per il blush, perché poi dipende dalle zone più o meno grandi che avete sul viso e va bene sempre. Tanti pennelli occhi, tanti pennelli da sfumatura, vi faccio vedere quelli un pochino più, ecco questi qua tutti insieme. Loro sono i pennelli da occhi, lui è il Soft Crease, il 221, lui è il Luxe Crease, una punta un pochino più affusolata. Questo che è il Concealer Buffer, ah scusate, era anche questo per il viso, scusate, per il correttore. Molto denso di setole, come piace a me da correttore, perché a me piace l'effetto full coverage. Poi il Petite Eye Blender, questo qui, molto carino per sfumare. Lui che è il Soft Definer, il 227, troppo troppo bello. Poi da occhi ho anche il Petite Crease, che è appunto sempre per la piega dell'occhio ed è un pochino più, vedete, un pochino più piccolo rispetto a quell'altro che avevamo visto prima, che è il Luxe Crease, questo è il Petite, ok? Quindi sono entrambi da piega dell'occhio. Poi abbiamo lui, lo Smoky Shader, sempre comunque a sezione così, questo a punta, il Pencil, sempre con la puntina così. Poi gli altri, vabbè, vi ho fatto vedere, sì, il Soft Definer ve l'ho fatto vedere, il Soft Crease ve l'ho fatto vedere, e poi ci sono gli ultimi angolati, questi qui, che nello specifico sono, questo è il Brow Liner, che è, vi faccio vedere con che sezione veramente piccola, diciamo, a sezione molto piccola. Poi questo che è il Detail Liner, che io in realtà utilizzo per le sopracciglia, devo essere sincera, perché io li amo più piccolini per le sopracciglia. Vedete la sezione com'è piccola, non so se riuscirete mai a vederla, comunque spero di sì. E l'ultimo, sempre angolato, che è lo Wing Liner, che è appunto da wing perché è per la... sì... penso per l'eyeliner, perché è per la codina, oppure anche forse, sì, no, più per la codina dell'eyeliner, questo qui. E loro penso di averveli fatti vedere tutti, comunque sono 15 pennelli. Adesso direi di partire dal fondotinta, che però non avendo un pennello da fondotinta lo applicheremo con un altro pennello, e poi man mano utilizzeremo tutti i vari prodotti, eccetera, eccetera, sfruttando i pennelli di gesso. Fa un caldo, ragazze, incredibile. Detto questo, allora, ho tirato indietro i capelli con i becchi, sperando di, come vi dico sempre, comprarmi quelli un po' più professional. E applichiamo il Prime and Fix, questo qui di Catrice, che ce n'è veramente bisogno perché, come vi ho detto, fa veramente caldissimo, quindi andiamolo ad asciugare. Ed andiamo bene ad applicare l'Hydro Hero di Essence, la Tinted Cream, la 24 Hour Hydrating Tinted Cream con SPF 15, con l'88% di ingredienti naturali, nella tonalità 05 Ivory. Ce l'abbiamo fatta! E lo andiamo ad applicare, questa qui, che io adoro Essence, ragazze, la adoro come, lo adoro come brand, con questo pennello qui di Shein, o meglio She Glam. Lo vado a mettere sul dorso della mano e lo andiamo ad applicare, perché appunto abbiamo visto non ho pennelli per fondotinta, quindi vado a stendere direttamente con questo pennello qui. Steso il fondo, vado ad applicare la mia combo di correttori, il True Skin, questo qui di Catrice, e il Conceal and Define di Revolution.
e li vado appunto ad applicare e li andremo a sfumare con il pennello apposta per il correttore. Che nello specifico è questo, il concealer buffer. Sono veramente, ragazze, come vi ho detto, di un morbido incredibile. Sfumano benissimo, non sono, cioè, sono veramente dense di setole, però in base alla tipologia di pennello, quindi alla funzione che devono svolgere, hanno proprio una, come posso dire, una densità di setole giusta. A parte questo, sicuramente è studiato per il discorso proprio di fare un effetto diffuso, sicuramente, però lo avrei preferito più denso, quindi è una cosa personale. Però devo dire che quelli anche che per occhi, che vengono definiti appunto per sfumatura, per crease, per quindi per blending, per sopracciglia, cioè la densità di setole è dosata perfettamente, ma veramente perfettamente, non fanno macchia perché è una densità giusta. Messo il correttore vado a fissarlo con la Brighten Up di Essence, quindi la banana powder, e la vado ad applicare con questo pennello qui, che sarebbe da illuminante, però io di solito non utilizzo mai un pennello sempre soltanto per la funzione canonica che ha, diciamo, per la quale è stato creato. L'ho adatto alle mie esigenze del momento e per me va benissimo proprio per settare il contorno occhi. Poi nel caso lo potremo anche utilizzare per l'illuminante, però a me piace tantissimo poterli adattare i pennelli. È la cosa che più mi piace, il fatto che siano versatili, quindi nel frattempo vado a fissare così. Prima di fissare proprio la base, ok, vado ad applicare il, lo sapete, il prodotto che per me è top in questo momento, per contouring di She Glam, il bronzer liquido, questo qui, il Sun Sculpt Liquid Bronzer, Liquid Contour, perdonatemi, nella tonalità Golden Sun, e lo vado ad applicare con il Face Shape 110, questo qui, che secondo me è proprio adatto. Allora, di solito io questo tipo di prodotti li applico sempre con la spugnetta, però ero curiosa di vedere come funziona con il pennello, visto che ce l'abbiamo proprio da contouring alla fine, perché è uno shape, quindi vediamo un attimo come sfuma il prodotto. Chiaramente la blender avrà una capacità di diffusione forse superiore, però questo qui è un po' più da dettaglio perché è denso di setole. Vediamo. Sì, devo dire che sfuma benissimo. Ora io avevo applicato troppo prodotto, ecco. Però devo dire che è perfetto. Cioè, sfuma benissimo, ragazze. Cioè, veramente sfuma in una maniera incredibile. Cioè, perfetti, ragazze. Questi pennelli qua sono la vita. Perché hanno, cioè, il fatto che sono proprio super morbidi, e questa cosa è, per me è la base fondamentale, perché quando io utilizzo dei pennelli che incominciano a bucarmi o che non hanno quella morbidezza, che non vanno a sfumare bene il prodotto, a me danno già fastidio. Invece questi qui sono proprio una coccola. Fatto leggermente anche un pochino di contour al naso e vado ad applicare, anzi a fissare il tutto con questa cipria qui, che è quella di Kiko, la 02 delle Radiant Fusion, e vado a prendere questo pennello qui che adoro, il Face Definer, questo qui a fiamma, e fisso tutto proprio. Modo da fissare anche la terra per bene, il contour, e andremo poi con una terra in polvere
a maggior ragione a definire ancora meglio il contour che abbiamo fatto. Però utilizzo sempre questo pennello e vado a prendere, vediamo un secondo, direi la Caviar Gauche di Catrice, questa palette qui, che amo perché è veramente, ha delle polveri burrosissime, ragazze, e vado appunto a prendere il bronzer proprio per, con movimenti tapping così proprio, vado ad enfatizzare lo zigomo e quindi enfatizzare il contour che avevo fatto in precedenza, però senza essere troppo esagerate, ragazze. Semplice, semplice. Realizzerò un make-up molto semplice oggi, perché tanto l'obiettivo era andare a provare i pennelli, quindi nel senso ho piacere proprio di mostrarvi i pennelli in azione indipendentemente dal make-up e poi soprattutto realizzare qualcosa di bronzy adatto all'estate in modo che potrete magari risfruttare, ed è fondamentalmente poi il make-up che faccio tutti i giorni, quindi niente di particolare. Poi direi di andare, anzi no, di fermarci con la base, così la fermiamo un secondo e andiamo a fare le sopracciglia utilizzando queste matite qui in micromina di SheGlam. Quindi le vado ad applicare e poi le sfumiamo leggermente con il pennellino angolato. Ecco, le sopracciglia leggermente riempite e vado con questo pennellino qui, che dovrebbe essere da... viene definito da detail, quindi da dettagli, proprio per andare a sfumare leggermente la matita, oppure lo utilizzo sempre anche con il pot, con i vari gel da sopracciglia o di Makeup Obsession o quelli di Benefit, di Kiko, insomma dipende poi da quello che decido di utilizzare il giorno, però sono veramente morbidi come pennelli, mi aiutano veramente tanto, vedete? Cioè, si sfumano il prodotto da soli, lo sfumano veramente da soli, guardate come lo diffondono bene, ma poi la morbidezza, cioè, è quello anche, capito? Quello che fa veramente la differenza. E poi vado con il 24 Hour Brow Setter di Benefit, che è il gel da sopracciglia, questo qui trasparente, a fissarle. Vado a pettinare, ma soprattutto a fissare, perché è appunto un gel, quindi mi permette di farle stare quantomeno ferme e non nocendono in questa maniera. Continuiamo il make up occhi e vado a prendere la Cheek Stars, questa qui di Benefit, perché appunto come bronzy look preferisco farlo proprio con il bronzer. Quindi vado a prendere la Hoola, questa qui, che è la terra proprio iconica di Benefit, e vado a utilizzare il Soft Crease, questo pennello qui, 221, nella piega, in modo da fare proprio un look molto semplice. Vedete come diffonde perfettamente il prodotto senza far macchia, direte voi, sicuramente è anche la terra, ok, sicuro, però quando i pennelli sono morbidi, hanno la densità di setole giusta, aiutano anche proprio ad evitare che si creino macchie di prodotto, perché se sono a volte troppo densi creano subito la macchia di colore, se sono magari troppo ampi non hanno questo effetto troppo diffuso e quindi non riuscite mai a vedere il colore applicato in una certa maniera. Insomma, anche proprio le setole in sé per sé fanno la differenza, e quindi a me piace molto d'estate poter utilizzare il bronzer come potevo utilizzare tranquillamente anche quello che ho usato di Catrice, però mi piaceva insomma farvi vedere vari bronzer. Quindi come vedete molto semplicemente così, e vado adesso ad applicare la matita nell'attaccatura proprio del infracigliare di Essence, la Long Lasting, questa qui nella tonalità Hot Chocolate, e la vado proprio a mettere nel lungo la rima, come faccio sempre, così
in modo da andare a definire per bene, e poi la vado a sfumare con, vediamo cosa utilizzare, e vado ad utilizzare, sì, questo pennellino qui a punta, lui, che è il Lux Pencil, lui il 230, e vado appunto a sfumare la matita in questa maniera qui, per bene verso l'angolo esterno. Vedete, in questa maniera, quindi sfumando per bene, quindi sfumato per bene, molto, cioè non in maniera super precisa, però diffusa per bene, vedete così la matita. Vado però a fissarla e a sfumarla sempre con il solito pennello, utilizzando uno di questi bronzer qui da contouring della palette Ultra Pro HD Powder Contour nella tonalità Light Medium, questa qui di Revolution Pro, e vado con un mix di questi due marroni qua, perdonatemi per la ring light, cioè intelligente, no? Io anche con il vetro sopra, con la plastica. Questi due, vabbè, lasciamo perdere, ok, super intelligente, chiarina come sempre, e così vado quindi a diffondere, però senza allargarmi molto, lascio piuttosto, ragazzi, vedete, così, andando poi a mettere leggermente un colore luminoso nella palpebra mobile. È un look che amo e che francamente faccio proprio tutti i giorni, o comunque, cioè magari un po' più semplificato, poi dipende, però lo faccio quasi tutti i giorni perché è un make-up che mi piace, soprattutto d'estate. Perché questi colori, questi un po' questi bronzi look, sono quelli che vanno per la maggiore d'estate, no? Perché comunque esaltano l'abbronzatura, e quindi insomma mettono proprio in risalto il colore ambrato della pelle, sono un po' in palette con quello che è il periodo, perciò sì, mi piace. Vado a prendere poi l'illuminante, questo qui, con questo pennellino qui che è lo Smoky Shader, che è comunque piatto, sarebbe appunto da Smoky, però io lo applico, cioè io lo utilizzo per applicare l'illuminante sulla palpebra, mamma mia che bellezza, sulla palpebra mobile, così, adoro questo look, così, e dall'altro lato, vedete che definizione, che luminosità dà allo sguardo in un secondo, questo illuminante, ragazzi, è la vita per me, cioè è è uno degli illuminanti per me top, non è... è chiaro, non è low cost, però se avete modo di acquistare la palette, riuscite a trovare, non so se esiste sempre, penso di sì, però riuscite a trovarla anche in offerta, ragazze, prendetela perché ve la straconsiglio. Questa qui è veramente bella, i colori di Benefit, le polveri di Benefit, non ve lo sto a dire, sono super sfumabili, sono veramente bellissime, quindi è un acquisto che vale la pena. So, non costa pochissimo, però, a parte che vi durano un'eternità, però, ecco, cioè, oltretutto, però devo dire che ne vale veramente, veramente la pena. Vado a riprendere un pochino del marrone, giusto per, ecco, andare proprio come transizione. Così, ecco, top, proprio, mi piace veramente, veramente tanto. Adesso vado a mettere leggera una riga di eyeliner lungo la rima ciliare, proprio per intensificare un attimino. Sono andata quindi ad applicare leggermente una riga di eyeliner, come vedete, nera, lungo l'attaccatura, potete anche ometterla, quello come preferite, e ho utilizzato il mio amato Kiko Precision Eyeliner. E adesso fermiamoci un secondo e volevo andare ad applicare leggermente, provando a utilizzare comunque il pennello questo qui, anzi no, sempre quello da correttore, vediamo un attimo, l'illuminante liquido di Becca Opal,
che adesso ragazze trovate diciamo in collaborazione con Smashbox. Non so se perché è stato inglobato da Smashbox, non mi ricordo questa cosa. E lo vado ad applicare perché non, di solito almeno mi rendevo conto che non era un illuminante che andava a rovinare la base, quindi spero di no, anche perché ho aspettato un attimo proprio che si fondessero le componenti prima di applicarlo. Lo volevo mettere prima, però ho detto così almeno poi vado sopra di illuminante in polvere e quindi dovrebbe essere un pochino più luminoso piuttosto che applicarlo prima delle polveri, come ho fatto per dire con il prodotto da contouring di She Glam. Ok, così. E poi volevo andare sopra con Cookie della palette, questa qui, con l'illuminante che abbiamo messo sugli occhi. E vado però con un pennellino, piuttosto che quello lì grosso, ok, appunto da highlighter, volevo utilizzare questo pennello qui da Creese a fiamma, che è comunque a setole dense, ma non eccessivamente, il 228. No, cioè, ragazze, un effetto bagnato, bagnato incredibile. Cioè, della serie ci vedono da Marte. Ed è la cosa che a me piace di più. A me l'illuminante piace quando si vede, ma mi piace l'effetto bagnato proprio dell'illuminante, non il glitteroso, ma proprio questo effetto qui glowy, estivo, cioè. No, ragazze, sembra di avere una pelle di vetro. Come blush Bellissimo. vado ad applicare sempre dalla Catrice Caviar Gouache questa palette qua viso. Faccio un mix di questi due blush qui, bello il corallo, stupendo, utilizzando il Face Definer, il 101, quello che ho utilizzato anche per applicare la cipria, e lo vado a mettere un pochino per smorzare leggermente anche un po' l'illuminante. Comunque lo vado ad applicare così, in modo anche da, sì, insomma, da smorzarlo leggermente. Ecco, così. Perché si vedeva tantissimo, vedete? Quindi in questa maniera lo vado un po' a smorzare, nel senso, a smorzare l'effetto chiaro, non luminoso, nel senso che, come vedete, la luminosità non la perde, però è un po' meno chiaro. Eccoci qua. Poi direi di mettere le ciglia finte e vado a mettere loro le LA Colors, sì, Dramatic Lash, loro, nel numero dei Muir 980, con la solita colla che sapete la mia preferita, che è la Duo. E poi penso che ci vediamo per le conclusioni finali, perché i pennelli li abbiamo utilizzati tutti, non abbiamo pennelli per le labbra, quindi andrò ad applicare a questo punto anche il gloss, questo qui della linea Cover Gouache di Catrice, questo gloss qua, insieme alla matita 303, le Creamy Color di Kiko. Direi che sì, Possiamo cambio di andare. rossetto, ragazze, cambio proprio di rossetto. Nel senso che ho deciso di non mettere lui in combo con lei, ma metterli, diciamo così, con questo rossetto qui di Chanel, che è della linea Rouge Allure Velvet Extreme nella tonalità 110 Impressive, che ha questo bellissimo rosso con una punta di arancio all'interno che mi fa impazzire, soprattutto nel periodo estivo. Ve lo mostro anche su, è questo, ha una punta di arancio, cioè non è né freddo né caldo, veramente bellissimo secondo me. E sopra, proprio perché è un velvet matte, quindi volevo andare, perché come finish vedete è sì opaco, però non super matte, ma è confortevole. Volevo andare con il gloss che ha la stessa tonalità, giusto nella parte centrale. Così, veramente bello direi.
È veramente molto 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 bello. Adesso vado a sciogliermi i capelli, così ci vediamo dopo per le conclusioni finali sui pennelli gessati. Per cui ragazze, siamo arrivate alla fine del video. Io vi ringrazio tantissimo se appunto siete arrivate fin qui. Io vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video e a seguirmi sui miei social, tanto trovate tutti i riferimenti giù nell'info box. Io vi ringrazio di cuore per tutto il supporto che quotidianamente mi date, perché siete la mia gioia più grande. Detto questo, vi mando un grosso bacio come sempre, ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao ragazze! Eccomi ragazze, allora, make up finito, terminato, devo dire che mi piace molto perché sono dei colori che utilizzo praticamente quotidianamente, quindi è il make up che bene o male utilizzo nel quotidiano, forse un pochino più leggero, e sicuramente non il rossetto rosso, però quantomeno come effetto è questo. Mi vedo bene, nel senso che mi è proprio anche proprio come trucco occhi eccetera, un make up come posso dire, che mi sembra proprio adatto anche in questo periodo, perché comunque esalta la pelle, il colore ambrato se prendete il sole, quindi mi piace tantissimo utilizzarlo soprattutto nel periodo estivo. E giocando anche un po' col discorso illuminante, bronzer, che sapete che è proprio il mio. Io adoro tantissimo la base viso. Mi piace ancora di più che truccare gli occhi, devo essere sincera, o truccare le labbra. Sicuramente il rossetto rosso non lo porto tutti i giorni, è ovvio, perché con la mascherina assolutamente no. Però quantomeno è il make-up che io amo ricreare nel quotidiano. Ve l'ho detto, magari un pochino più soft, tipo quando vado a lavoro ovviamente è molto soft. Però il discorso matita sfumata, marrone, con cui sfumo la matita eccetera eccetera, è quello che faccio nel quotidiano. Mi vedo bene proprio anche per l'età che ho. Prima andavo solo di riga di eyeliner, adesso mi rendo conto che con la sfumatura il mio occhio forse viene risaltato un po' di più. Ragazzi, gli anni passano per tutti, quindi anche per me, quindi devo adattare un po' il make up a quello che è il mio andare avanti con gli anni. Detto questo ragazze, cosa vi posso dire dei pennelli Gessap? Top ragazze, ottimo rapporto qualità-prezzo, costano pochissimo e veramente ne vale davvero davvero la pena. Io l'ho acquistato sul sito Maki Beauty, ci sa che ci siano altri siti che lo rivendono come marchio. Io mi sono trovata strabene con Maki Beauty perché comunque io li acquisto anche altro, quindi riuscite già con loro, siete a metà già delle spese di spedizione, che se non erro sono sui 50 euro, quindi questi vi costano 19. Se avete da comprare altre cosine, altri prodottini, arrivate alle spese di spedizione gratuite e l'avete fatto, diciamo. E quindi sono morbidissimi. Io ho questa linea, ci sono tantissime linee, io ho questa da 15 pezzi della linea appunto bambù, manico in bambù e setole ovviamente sintetiche. Ragazzi, io l'ho lavati tantissime volte, non mi hanno perso una setola, sono rimasti morbidi come appena comprati, quindi io ve li straconsiglio davvero, se cercate un set comunque sia che costi poco, che valga veramente la pena.